Voglia di tech forti? I tuoi amici ti fanno venire voglia di buttare tutto all'aria perché sono sempre quei soliti mazzi che ti dicono in fumetteria: no, ma devi dire questo mazzo da 5 miliardi, quest'altro da 500. Benissimo, nessun problema. Quest'oggi ti faccio vedere i deck più forti, più studiati e più chirurgicamente programmati per farti stravincere come sempre. Ovviamente, dopo la sigla. Se è la prima volta che mi vedi, lascia chiaramente che mi presenti. Io sono Antoshow e per quanto possiamo sembrare così calmi, così vanilla, così pappe molli, come dice qualcuno, no, invece noi siamo coloro che fanno vedere nel loro canale, nel loro piccolo, i mazzi più belli, i mazzi più forti di Yu-Gi-Oh!, valorizzando tutti i mazzi e non quel 4-5% come invece fanno gli altri. Se cerchi deck forti, se cerchi anche dei video e dei contenuti di valore che possano aiutare la tua vita da giocatore di Yu-Gi-Oh!, che possano permetterti di vincere sempre, sei sicuramente sul canale giusto. Quindi iscriviti, clicca sulla campanellina e sappi che se sei chiaramente adatto a noi e adatto a questo canale, qui troverai il massimo valore, anche se vuoi supportare tutto il nostro operato. Basta semplicemente guardare sotto in descrizione o guardare sotto nel messaggio pinnato in alto. Troverai infatti un servizio, il gruppo dei campioni over, che sempre ti lascerà refreshato di grandissime notizie, chicche, trucchi e tricks di Yu-Gi-Oh! Dittologicamente parlando, ma anche un servizio che ti permetterà di avere tutte le carte che vuoi. Siamo pronti? Cominciamo? E allora andiamo con i mazzi più forti di oggi! Questo deck è passato in sordina troppo presto. Battling Boxer è uno dei mazzi più belli e più interessanti della storia. Chiaramente le entrap potete anche non metterle, non c'è nessun problema. Ma guardate quanto riempie il terreno e quanta potenza ha chiaramente questo deck. Ok, andiamo a mettere Pugile Indomito Promotore, specialiamo fino a due Battling Boxer direttamente dal mazzo dopo averlo tributato. Guardate anche a livello di artwork, che sollazzo incredibile che ci dà questo deck. Ok, adesso arriva Montante, aggiungiamo un Battling Boxer mostro o una carta counter Trap Battling Boxer. Quindi andiamo a mettere Costruzione Zexal. Riveliamo. Aggiungiamo un mostro ZV, ZZ o Zexal. Spell Trap è una rank up oppure addirittura una rank down. Carte molto forti che ci permettono di entrare immediatamente in Pugile Indomito Nova Kaiser. Mostro incredibilmente che attacca un mostro Battling Boxer direttamente dalla mano oppure nel cimitero. Ecco che utilizziamo il Salango Magico Forza di Barian. Queste sono carte molto forti perché ci consentono di andare a targettare un mostro Xyz e di evocare su di lui a gratis, tra parentesi, e mostri ancora più forti dall'extra. E quindi ecco qui, no? Generale Kaiser. Normalmente ci vorrebbero tre mostri di livello 5 e invece. Bellezza, bellezza sovrumana. Ecco qui, abbiamo due bellissime trappole. Soprattutto questa molto bella, no? Un incrociato contrattacco pugilistico indomito. Ma soprattutto generale Kaiser che, come effetto rapido, possiamo staccare due materiali nel permesso di andarci a annullare l'evocazione di mostri speciali. Sostanzialmente un avvertimento solenne con i piedi. Questa carta molto forte. Ecco che l'avversario fa entrare Kashtira. E quindi nemmeno contrattacco incrociato pugilistico tranquillamente. Attivando l'effetto di un mostro, distruggiamo un mostro Xyz numero che controlliamo. Ed annulliamo l'attivazione, lo distruggiamo. Ed evochiamo specialmente all'extra deck un mostro Pugile Indomito con nome diverso dal primo. Riecco qui. Dempsey molto forte. Soprattutto questa posa al Nivandrako che va a spiazzare in due tutte le speranze di vittoria dell'avversario. Molto piaciuto. Ecco fatto che normalmente in questo modo gli avversari passano, perché nel momento in cui vai a distruggergli il primo starter, tanta roba. Ah, chiaramente per tutti quelli che dicono: sì, vabbè, ma se l'avversario ricomincia, gioca col Dragon Link piuttosto che Labyrinth. Ok, abbiamo le altre negazioni, abbiamo un'altra carta trappola, cioè tanta roba. E se iniziamo per secondi, chiaramente c'è la sideistica che ci consente di mettere delle staple molto importanti, agganciante sì al deck. E quali sono queste staple? Chiaramente le vedi nel gruppo dei campioni over, perché uno, non posso stare qui a fare il video per 50 ore, e due, chiaramente sono informazioni riservate solamente alle persone che vogliono supportare questo canale. Come è molto giusto che sia, rientra anche di nuovo il nostro Battling Boxer, il nostro promotore che promuove la partita e fa entrare Montante assieme a Caposecondo. Ecco che entra un effetto di Indomito Montante che ci fa aggiungere una carta trappola. Vedi, noi continuamente teniamo alla berlina l'avversario, un mazzo all'altometa, con chiaramente delle propulsioni in spam in combo che ci piacciono molto. Ecco che va a entrare Redempse, ci fa prendere un mostro di livello 4 inferiore, Fire Warrior Monster. E quindi attacchiamo, cominciamo chiaramente le botte per
tutte le speranze di vittoria del nostro Oppo. Ecco che, oh, stranamente va a far rientrare anche dal cimitero Uppercutter. Veramente tanta tanta roba, perché Pugile Indomito Generale Kaiser mantiene il bellissimo potere di andare ad annullare. Ed ecco che l'avversario va ad utilizzare scontro ad armi pari. Utilizzando questa carta noi dobbiamo bannare tutte le carte sino a quando non rimaniamo con una carta. Benissimo, contrasto Flumble, nessun problema. Va al cimitero, negato. Noi semplicemente banniamo delle carte. Ecco che l'avversario 7 passa. E chiaramente sapete benissimo tutto quello che sta per succedere. Anche già la della prosperità, così, tanto per gradire. Andiamo semplicemente a bannare tre carte. La partita era addirittura d'arrivo, quindi ci serviva semplicemente di sotterrare una carta. Guardate che bellezza, spiriti pugilistici indomiti che fanno rientrare sul terreno il mitico Redempsi. Ed ecco che abbiamo il triello dell'eredità di Anto Show, della grande vittoria, che ci fa riaggiungere alla mano promotore, quindi effetto di promotore che fa rientrare sul terreno, andando ad evocare fino a due Battling Boxer. Guardate che bellezza, guardate veramente che bellezza, tutta la famiglia dei pugili indomiti sul nostro terreno. Che c'è da dire, ma solamente wow, veramente grandissima bellezza. Anche sotto Gerarda della Prosperità andiamo a vincere. Si parla di archetipi fuoco, e allora eccoci qui con il mitico mazzo Vulcano. Oggi tutti i deck che molti potrebbero pensare sono rimasti abbarbicati all'onda del tempo, che siccome gli Anasazi o gli Anasazi, insomma quel che sia, sono adesso solamente un cumulo d'ossa, e invece no, guardate che bellezza, guardate che nuovi bellissimi supporti. Questo in verità non è un supportino, ma questo potrebbe esserlo. E questo potrebbe essere. Allora andiamo a vedere come funziona. Chiaramente, come sempre, ti ricordo di iscriverti, di cliccare sulla campanellina. Hai fatto tanto per giungere su questo canale. Adesso ci sei giunto, hai visto che abbiamo tantissima qualità. E allora, beh, abbracciala e soprattutto sfruttala. La vita è solamente una, ed è troppo breve per far sì che noi rimaniamo ancorati alle velleità e alle... com'è? Veterità? Alle vetustie del passato. Andiamo a baluginare con i nostri supermazzi. L'avversario va a partire forte con il sempre mitico, incredibile Kashtira, che questa volta va a giocare con una build non costante di carte bandite. Benissimo, andiamo con Nibiru, giocato di main, chiaramente. Deck building, ragazzi, come sempre andiamo a dire, la deck building è quella più importante. Perché questa carta è così forte? Perché adesso ha risolto la situazione, perché ha pulito il terreno, semplicemente perché ha visto 5 più mostri evocarsi normalmente o specialmente. Ha fatto che tributa tutti ed evoca sul terreno dell'oppo un token costante di attacco e difesa pari alla somma degli attacchi della difesa dei mostri precedentemente tributati. Adesso è il nostro turno, l'avversario chiaramente si ferma. Adesso abbiamo ben potenzialmente un plus 4 di carte nella nostra mano. Tanta tanta roba. Iniziamo con espulsione di fuoco, va a farci andare al cimitero chiaramente un vulcanico. Abbiamo al cimitero l'imperatore vulcanico, che può essere evocato specialmente in questo caso dal cimitero bannando tre mostri pyro o una carta acceleratore fiammata dal terreno. Come vedi, tanta roba, eh? Tanta roba. Come entra sul terreno, infligge immediatamente all'avversario, va addirittura a settare l'inferno vulcanico a livello artistico. Ragazzi, come ben sapete, noi siamo dei buon gustai e vi imponiamo sempre delle carte molto forti, così come del deck building, che non lasciano assolutamente non a desiderare. Ecco qui la giara dei desideri, finalmente questa carta è scesa di tanto. Andiamo a bannare 10 a pescare 2. Super polimerizzazione, ecco qua, andiamo a scartare e soprattutto andiamo a utilizzare il token che avevamo come materiale da fusione per andare a fare entrare Garou, Radi della Vita Risonante. Ma come sarà possibile, tu potresti chiedermi? Semplicemente servono due mostri con stesso tipo attributo, ma con nomi diversi. E beh, il comprimario di Nibiru è sempre luce, è sempre roccia, ed ecco qua, abbiamo risolto il problema. Ecco che entra il nostro razzo vulcanico, che buster, cioè l'impermanenza infinita, attenzione, lo va a negare. Benissimo, l'avversario va a vendere cara la pelle, ma come vedi il mazzo rimane molto molto stabile nell'andare a far fuori tutti in going second, tra l'altro. Ed ecco che va dentro, attenzione, troll e lock, tra l'altro non possiamo più aggiungere, e pescare è considerato aggiungere. Ecco che utilizziamo cavaliere dell'incubo fenice, andiamo a mandare al cimitero ed effetto al cimitero di ricarica acceleratore. Andiamo a mandare al cimitero ancora un altro mostro direttamente dal mazzo, quindi percussione anulare vulcanica. Guardiamo quanto è forte, veramente bellissimo, siccome scolopendricamente lo vediamo sul nostro terreno. La possiamo bannare e mandiamo un mostro vulcanico dal deck al cimitero, e quindi mandiamo ancora spartitore, che è mandato al cimitero, lo sappiamo chiaramente, no? Ci fa mandare due spartitore vulcanico da mano deck al cimitero, e va ad infliggere chiaramente punti all'avversario. Quindi burn di qua, burn di là, andiamo ad attaccare, e già abbiamo tolto dalla mano tutto quello che serviva per l'avversario, che va stranamente ad arrendersi. Ci ha messo chiaramente 8 anni, però ce l'abbiamo fatta con i nuovi supporti, i mostri Volcanic, tra l'altro il mostro speciale di livello 8 con gli effetti legati ai mostri Pyro che abbiamo appena visto. E beh, noi adesso possiamo infliggere danni ai Pyro nemici e attivare trappole Volcanic direttamente dal deck, come se nulla fosse.
C'è Trooper, ad esempio, livello 3, che può aggiungere carte vulcaniche, l'abbiamo visto, no? Un effetto secondario abbastanza strano, se vogliamo, di generazione di un token. Runfire, una carta rivisitata addirittura da Scattershock, e con possibilità di invocare direttamente mostri pyro dal mazzo, con evocazioni molto importanti. Rimane il sempre eterno Blaze Accelerator, che richiede l'invio, tra l'altro, della versione originale, ed è sempre dello stesso, che va a rendere il tutto abbastanza situazionale, con forse meno flessibilità, ma ci sono delle carte di rattoppo che fanno il meglio del meglio, per esempio Ejection, che agisce come una sepoltura folle, offrendo tra l'altro effetti di burning importante con token generating. Inferno, cos'altro aggiungiamo a tavola? Una trappola continua che ti fa infliggere danni negando gli effetti dei mostri avversari, con delle limitazioni sicuramente, che forse potrebbe orientare la distruzione, tutto questo bruciare del mazzo vulcanico ad una coesione strategica insufficiente e forse deludente. Ma c'è competizione. C'era prima una vecchia scuola di pensiero che confrontava negativamente, passatemi il termine, questo mazzo con altri archetipi, pensiamo ad Infernoble. Ma il tempo è stato galantuomo e ci ha mostrato ancora una volta che gli over, con pazienza sicuramente, con non mercanteggio, sempre a livello di time managing, avevano ragione e gli altri sbagliavano. Andiamo con il nostro prossimo superbo, bellissimo mazzo. Ma prima, ti sei iscritto? Hai cliccato sulla campanellina? Ti ricordo che noi possiamo anche fornirti, nel momento in cui tu vuoi supportare questo canale, delle carte, se stai cominciando, stai ricominciando, vuoi per esempio il mazzo fotonico, vuoi il mazzo mago nero, drago bianco, ma le bustine sono uscite 20 anni fa. Non di meno, noi possiamo aiutarti in quel che concerne l'imparare a giocare a Yu-Gi-Oh, le varie regole, le varie questioni. Guarda sotto in descrizione o semplicemente nel messaggio pinnato in alto e scrivici immediatamente. Ma prima iscriviti, clicca sulla campanellina, sbrigate pure! E io mi sbrigo a farti vedere il prossimo mazzo. Il Dino, anche se dovremmo chiamarlo Deinotatos, perché lo so che le combo sono visibili ormai dal 2017, si conosce, si vede, si fa, certo, però ragazzi, questo mazzo è fottutamente, bellissimamente, incredibilmente ancora oggi, con i nuovi supporti, bellissimo. Lancio una provocazione, c'è qui dentro questa carta che, come ben sappiamo, è limitata ad uno, chissà che cosa potrà andare a dire. Allora andiamo con Mondo Perduto, andiamo ad evocare Arcosauro, sappiamo benissimo l'effetto di Mondo Perduto permette di andare, nel momento in cui è evidente l'evocazione di un mostro, di un dinosauro, porre sul terreno dell'avversario un bellissimo token. Tra l'altro Arcosauro ci permette di mandare al cimitero Bepicera, quindi andiamo con il bellissimo Segna Giura Uovo, che ci darà dei vantaggi molto molto importanti. Bepicera ci va ad evocare direttamente dal mazzo un mostro di livello 4 inferiore dinosauro, quindi ecco che entra Oviraptor Mangiant'anima, che ci aggiunge dalla mano Mistosauro, che andiamo ad utilizzare immediatamente. Scartiamo al cimitero, lui ci rende i nostri mostri direttamente intangibili, immuni durante il main phase. Andiamo a bannare assieme ad un altro mostro, evochiamo un mostro di livello 2 quindi dal mazzo, perché abbiamo bannato due mostri, evoco pertanto un mostro di 2 stelline. Ecco che entra Petit Pteranodon, andiamo a mandare al cimitero per effettuare un'operazione link di evocazione il nostro Arcosauro. Ecco che entra l'Incuribo, effetto di Sulliting che va a distruggere Petit Pteranodon per andare a rievocare dal cimitero, ma Petit Pteranodon al cimitero ci può andare a fare evocare un mostro di livello 4 superiore dinosauro, ed ecco che va ad entrare il nostro bellissimo Scrap Raptor, che con l'Incuribo va a creare la Viverna Frammento. Cominciamo a divertirci, si sa, effetto di l'Incuribo che va a distruggere un mostro luce, e quindi ecco Arcosauro Anima Adornato che va al cimitero per rievocarsi sul terreno. Guardate quanto plasmiamo il nostro field, guardate veramente quanta roba. Viverna, effetto, va a rimettere sul terreno Scrap, che va a distruggere a questo punto per andare a riaggiungere alla mano un altro mostro frammento. Da Drevva questa super, lo so, qui collezionisti adesso si stanno leccando i baffi. Fate benissimo, perché con le nostre build guardate veramente quanto vanno da soli i mazzi, guardate quanto vincete senza neanche accorgervene. E quindi, effetto, andiamo a bersagliare il nostro amico Segna Giura Uovo, ma invece della distruzione noi preventiviamo andando a mandare direttamente dal deck al cimitero un mostro dinosauro. Andiamo al cimitero Petit Pteranodon, che erroneamente chiamato Petit Pteranodon va ad andarci ad evocare un altro Baby Cerasauro, ed ecco che rientra sul terreno. Con l'effetto di Scrap Raptor andiamo a distruggere, evochiamo un altro Sulliting Oviraptor, ancora non once per turn, utilizziamo l'effetto del nostro bellissimo Baby Cera, andiamo con Apollo USA, ed ecco che entra la
Chimera frammento che va a mandarci sul terreno Raptor frammento, evocazione di struttura signore Lambda, ed ecco pillola dell'evoluzione doppia, andiamo a bannare dal cimitero un mostro dinosauro e non dinosauro e va ad entrare il nostro boss. Questo se non lo conosci ti lascio in contemplazione perché è veramente incredibile. 3500, quando vogliamo anche nel turno dell'avversario distruggiamo mostro o nella mano oppure sul terreno ed andiamo a mettere in difesa tutti i mostri dell'avversario. Possiamo attaccare tutti i mostri dell'oppo quando vogliamo e nel nostro turno ovviamente li andiamo a sendere al cimitero se sono in difesa utilizzando effetti, quindi attenzione ai vari colpi solenne e Dio provvede. Insomma, ecco il nostro bellissimo Borrelod Sword, Borrelod Savage, il selvaggio, chiamiamolo, dai, delle gocciole pavesi che va a rappresentare una bellissima opzione di negating. Che cosa dire? Negazione multipla di effetti di mostro, distruzione e messa in difesa di tutti i signori, anche i Cosmax strani, e Omni Negate. Non so, ecco che l'avversario va a far entrare Kashtira, nascita Kashtira, attenzione, con cui vorrebbe non va a far succedere niente. Gioca tra l'altro anche con una versione non bannata, perché mi è parso di vedere un bellissimo Diablosis. L'avversario va ad utilizzare anche Fioritura di Cenere ed eccola qua, io utilizzo Psystruttura, attrezzatura. Vado a far entrare lui, vado a far entrare Driver, ve l'ho detto che serviva, anche adesso che è limitato ad uno, e quindi negazione sopraffina. Battle Face, l'avversario si va ad infliggere danno, ma tra l'altro oltre al danno anche la beffa, perché non viene distrutto e con l'effetto posso invece decidere di salvarlo mandando dal mio deck al cimitero un mostro dinosauro e mando a Arcosauro. Benissimo, vado a mandare a fine turno chiaramente i nostri amichetti e vado a ripescare, benissimo, il nostro amico, quindi che posso riutilizzare. Vabbè, non fa niente, andiamo direttamente ad attaccare, infliggiamo un bel danno molto molto importante e consistente per l'avversario. E che cosa dire, ve l'ho detto che vincevamo senza neanche accorgercene. E credo di avervelo detto, perché ci sono anche nuove carte di Rex Raptor con statistiche potenti, e anche se alcuni esprimono dubbi sulla loro effettiva utilità, per me è ad esempio il King Rex, The Dragon King, ha delle statistiche veramente incredibili. Il suo secondo effetto di distruzione di mostri avversari, anche se può sembrare troppo lento, è estremamente competitivo. Granosaurus è una versione rivista, non deludente, assolutamente non inutile. Jurassic Power, una carta continua con effetti non deboli e non limitati nella ricerca di carte utili. Cioè il Dino possiamo giocarlo veramente come vogliamo, esattamente nella maniera più incredibile che vogliamo. Andiamo a pensare a Xeno, a Ground Zero. Pensiamo anche a Xenomate, un tuner dinosauro di livello con 6 effetti molto molto intriganti. Tanta roba questa, ragazzi. È Gigantozoller, vostro fusione che può essere una risposta a super polimerizzazione con effetti utili come il recupero di mostri dinosauro dal cimitero. Metal Roast, che permette di distruggere un mostro dinosauro per evocare uno normale dal deck, aprendo a combo interessanti soprattutto con Lost World. Glaciosauro, mostro sincro di livello 12 con abilità difensive notevoli che può infliggere pressione a molti mazzi avversari. Drillnetus, mostri Xyz di rango 6 con capacità di recuperare mostri Banished, dinosauri anche che infliggono anni raddoppiati in battaglia. Che cosa dire di Ground Zero? Ground Xeno da subito ha permesso di cercare un tuner o mostri dinosauri normali distruggendo una carta in mano o in campo, fornendo versatilità e setup per Fusion Summon. Queste nuove carte potenzialmente rendono i mazzi dinosauri tutti i vari impasti che possiamo avere più competitivi e ben si integrano bene con le strategie esistenti. Molti dicono che si necessitano carte float che potrebbero migliorare la consistenza. Io credo che a livello di floodgate invece siamo messi abbastanza bene, anche perché con i vari side deck possiamo rendere tutto esattamente la bellezza che vogliamo. Ma lascio le considerazioni a te ovviamente, nell'iscriverti, nel cliccare sulla campanellina, chiaramente lascia anche un commento. Quali sono esattamente le tue domande su questi mazzi che andiamo a far vedere? Mi raccomando, usa sempre un tono educato qua sotto, ricordando che YouTube ormai può vedere esattamente tutto quello che vai a scrivere. Ci sono le famose parole chiave con cui si viene bannati automaticamente. So che chiaramente a te non servono tutti questi disclaimer, però considerando anche il mondo di Yu-Gi-Oh! E a volte purtroppo, a macchie di leopardo sicuramente, le persone che si possono trovare, è sempre bene essere molto molto confident nell'andare a sciorinare queste regole importanti. Ma adesso il bonus che ti ho promesso, eccolo qui, sta per arrivare, mettiti comodo, ma prima lascia mi piace, iscriviti, clicca su... l'hai già fatto, l'abbiamo già detto, va bene, nessun problema, allora cominciamo, vai, andiamo! Se mi avessero detto che questo mazzo avrebbe combinato così tanto casino, soprattutto considerando la meccanica Pendulum, io non ci avrei neanche creduto. La build a livello artistico è qualcosa di davvero incredibile.
visto e considerando soprattutto che, ragazzi, cioè, sembrano dei fottutissimi libri medievali. Guardiamo che bellezza. Ok, l'avversario parte con Shifter. Tutte le carte saranno mandate al cimitero, saranno invece mandate. Cominciamo con Valcamonica, la voce coraggioso, brutto, fonica praticamente. Anzi, coraggioso, brutto, scientifico. Vabbè, ok, aggiungiamo quindi un mostro. La selettrice Valmonica che entra sul nostro terreno e ci aggiunge una carta Valmonica dal deck alla nostra mano. Questo è un deck molto molto bello, perché con le meccaniche pendulum noi spammiamo tanto, soprattutto mettiamo dei mostri molto confidenziali della vittoria. Pensiamo ad esempio ad Absolute piuttosto che Vortex, piuttosto a una volta c'era Electrumite addirittura, una roba veramente stupendissima. Ok, Valmonica Angelo, piazziamo sia questa carta sia una Valmonica dal deck nella Pendulum Zone, andando a mandare chiaramente al cimitero, e quindi utilizziamo scelta Valmonica, tanta tanta roba. Quando andiamo 500 chiaramente aggiungiamo una Valmonica. Adesso versare Valmonica, tutte queste si stanno facendo un bel aperitivo, applichiamo uno di questi effetti, guadagniamo 500 e applichiamo un effetto, oppure subiamo 500 e applichiamo un altro effetto, in ogni caso sempre andiamo. Ci sono effetti che comunque ci piacciono. Guardate che bellezza, Valmonica e Disarmonia, con cui riprendiamo una carta bannata che è il ritmo seguito Valmonica. Quindi tutte carte che essenzialmente non cioè tutti i ban, le varie robe, forse Necrovalle potrebbe dar fastidio, però neanche troppo. Quindi Zebufera, Pagano Sacro, Valmonica, non può essere pagato l'elenco a meno che non abbiamo tre o più segnali di risonanza. Se non più carte mostrate nella zona band, non possiamo avere specialmente Zebufera, Pagano Sacro, Valmonica una volta per turno. Se non più carte che controlliamo possono essere distrutte in battaglia effetto di una carta, possiamo invece rimuovere tre segnali di risonanza dalla zona pendulum. Effetto rapido, possiamo scegliere come versare un'area delle magie trappola normale Valmonica bandata nel cimitero, applichiamo l'effetto dell'attivazione di quella carta. E abbiamo Droll nella mano e abbiamo una bellissima negazione e si comincia. Guardate veramente quanto le nostre build, come sempre, sono equipaggiate per tutte le situazioni. Poi sì, la sadistica serve, sicuramente è molto importante, però ragazzi, mamma mia. Ok, immediatamente utilizziamo di Monno Valmonicatrice e quindi l'avversario manda al cimitero la Castilla Teosi per andare a riprendere nella mano, quindi terraformare, e con cui va a riprendere il pianeta pressato Rysoth, va a far evocare il Ferry perché non controlla mostri, va ad attaccare e quindi utilizziamo l'effetto, attenzione, del nostro Duralume, Sacro Pagano Valmonicano. Guardatelo in mirror questa immagine, vedrete l'Eden del Paradiso, della maledizione di Eva, non può essere evocato Link, a meno che non abbiamo tre o più segnali, possiamo evocare specialmente questa carta una sola volta per turno. Evocata Link ci permette di scegliere come bersaglio mostri controllati dall'avversario fino al numero di segnali di risonanza nella zona pendulum e li distruggiamo, e quindi tranquillamente lui chiaramente ci va a bannare la nostra carta terreno coperta, e noi andiamo a mandare al cimitero lui. Cosa sto dicendo? Non andiamo a bannare. In tutto questo noi gli avevamo rubato il mostro coperto, ragazzi. Ricordiamo, quindi ha un effetto molto alla strappa possesso, questo mazzo molto interessante. Quindi andiamo a mettere il Dimondo Valmonica, lo utilizziamo immediatamente per Zebufera Pagano Sacro Valmonicano. Attenzione, perché questo serve per lui, serve un mostro con effetto, quindi è molto molto generico. Lancio questa moneta direttamente. Attenzione, perché attacco! Lui applica l'effetto, lui aveva messo coperto perché c'è Falosauro Fossile, tanta tanta roba. Antometa Castira, molto molto bello. Quando viene flippato, distrugge tutti i mostri evocati, specialmente sul terreno, quindi avrebbe dovuto distruggere tutti. No, non succede assolutamente nulla. Sono immunizzati i nostri bellissimi mostri. Quando vi dico che i mazzi degli over sono straordinari, e per la loro lista potete andare nel gruppo dei campioni over per avere immediatamente un vantaggio competitivo importante verso i vostri avversari, io non sto fottutamente scherzando. E quindi l'avversario ci vede applicare effetti, quindi va, intanto si ritrova il Fenrir distrutto, mentre l'unicorno ci va a bannare una carta dal nostro extra deck, va ad evocare normalmente Rysart, che va a bannare una carta Castilla, va a mettere, attenzione, Grande Occhio, con il quale può, va a rubarci un nostro mostro e lo utilizza come tributo per andare ad evocare un altro Fenrir. Ottimo, attacca il nostro mostro per andarci a bannare questa carta, noi invece lo utilizziamo immediatamente per andare a creare il Duralume. Quando entra Duralume andiamo a mandare al cimitero il suo Fenrir. Lui comunque è molto bravo, ci ha disruptato molto molto bene le varie risorse, ma ai punti, come vedi, vinciamo sempre. Valmonica è un mazzo molto molto buono, nuovo soprattutto, che va a stravincere alla grande. Andiamo ad attaccare, meno 2500, attacchiamo di nuovo, meno 2500, attacchiamo di nuovo, meno 2500. Sì, giochiamo anche con i trucchi, come si suol dire, perché abbiamo mostri che vanno ad attaccare multiple volte e vanno a distruggere completamente l'avversario. E insomma, un bel po' di effetti con un bel po' di carte, ma che danno tutte la stessa prospettiva di distruzione per le speranze dell'avversario. Cominciamo da Angelo Valmonica, ad esempio. Il pendulum di livello 4 con effetti reattivi e l'abilità di evocare un mostro Link a livello 7 è veramente tanta tanta roba questa. L'Angelo Valmonica dalla zona pendulum evita Ash e Droll e può bannare addirittura un mostro per replicarne l'effetto. Il Folletto,
carta pendulum completamente associata che accumula contatori di resonanza per danni subiti e riduce l'attacco dei mostri avversari. Gurarume, l'abbiamo visto, il mostro link associato, che richiede un mostro con un plus 3 di contatori di risonanza per essere evocato. Ha un'abilità distruttiva molto forte, così come anche... no? Può attaccare nuovamente e guadagnare un secondo attacco rimuovendo contatori di risonanza. Permette un quasi ODK con effetto Veiler. È ciò che ci ha permesso di vincere alla fine. La carta terreno scava dal mazzo una carta valmonica, la aggiunge alla mano, offre un potenziale motore di ricerca di 4 Reinforcement of the Army. Cioè, scusate se è poco, no? Possiamo prendere il controllo di un mostro avversario addirittura con i contatori di risonanza, anche questo l'abbiamo visto, fornendo un'opzione di interruzione aggiuntiva. Anche quella che nel nome alfa era internare, no? È una trappola che consente all'avversario di scegliere tra resurrezione o l'aggiunta di un mostro livello 4 alla mano. In entrambi i modi va comunque molto molto male. Rhythm, carta molto versatile che offre la distruzione di un ST o addirittura il ritorno di un mostro con entrambi gli effetti se controlliamo il link valmonica. Melodia, offre una protezione anti-targeting temporanea per tutti i mostri valmonica e può negare addirittura gli effetti di un mostro avversario. Cioè, ditemi se questo è poco, ragazzi, ditemi se le nostre build fanno schifo o sono buonissime. Prevedo il futuro, credo che tu direi la seconda. Comunque sia, ci vediamo la prossima volta. Adesso basta, mi sono rotto, ci vediamo. Fuori dai piedi! Come sempre, chiaramente. Stay over, stay over, stay sempre. Super. Oltre!